ci sia questo incontro ecumenico in casa nostra, in casa evangelica luterana qui a Roma, dove ci troviamo ogni tanto, ogni 5-6 settimane, per un incontro più personale tra i ministri di culto delle diverse chiese. Ci sono gli ortodossi, ci sono fratelli cattolici, c'è la parte protestante, metodista, valdese, luterana, e poi c'è sempre anche una parte del movimento dei focolarini che ci sta vicino. L'ultima volta eravamo insieme alla comunità eritrea ortodossa e ci ha molto colpito questa esperienza di una chiesa molto estranea a noi, con una liturgia tutt'altra, ma molto ricca. Quando sono arrivato qui a Roma, ancora 10 anni fa, avevo dentro questa passione per l'unità, per la comunione, no? Ma senza neanche tanti propositi, ma ho detto, qui in parrocchia ci sono gli ortodossi, ci sono gli italiani, ci sono. Dico, Andremo a trovarli. naturalmente la prima volta sono un po' perplesso, insomma. Si presentano due frati, quali saranno le loro intenzioni? Tanto interesse verso un protestante, da parte della battuta, ci consideriamo, fra di noi fratelli, tutti insieme, non siamo qui per dire delle verità, dei, diciamo così, delle definizioni ultimative su questioni teologiche o anche politiche, ma siamo qui per ascoltare noi stessi e insieme ascoltare la parola di Dio. Insieme a quello che diceva Valdo, no, di questo rapporto personale, che è la cosa più importante, non nel senso che si vuole cancellare la differenza, che si vuole risolvere con il ministero, diciamo, le differenze, no? Ma nell'ascolto reciproco, nell'ascolto proprio anche di Gesù, insomma, della parola, di cui ognuno è portatore a suo modo, con le sue specificità e anche con la certezza che ognuno può mettere più in evidenza quel Gesù presente in quella chiesa, che può emergere, può dire la sua all'altra chiesa. E a me come persona, noi avevamo l'occasione di un 50° di vita religiosa di un nostro confratello anziano, molto devoto, quindi la nostra fraternità. Però effettivamente il pranzo c'era la liturgia, diciamo anche liturgica, però di solito le campane danno un tono bello, festoso, no? E abbiamo detto, possiamo chiedere a lui, che è il pastore protestante, se per la circostanza fa suonare le campane. Siamo venuti, lui, con tanta gentilezza, dice, suoneranno le mie campane, la vostra festa, e ha suonato a distesa le campane della chiesa qui luterana per un bel pezzettino. I nostri incontri ecumenici sono degli incontri completi, nel senso che noi siamo amici, nutriamo il nostro spirito, però abbiamo presente anche altre esigenze. Grazie a veramente che la nostra presenza di Gesù tra noi continui sempre, in ogni situazione, illumini ogni nostra azione, si deve tenere presente sempre questo momento di comunione, che porti frutto nelle nostre chiese. Io sono molto felice di aver partecipato a questo incontro e trovo un ecumenismo che ha dei volti sorridenti per una volta, diciamo, è quasi un miracolo, perché normalmente sono volti molto seri, ognuno che è quasi come si portasse il carico della propria tradizione, quindi lo deve dire per forza con facce serie, con facce scure. Forse è più semplice dire qual è la mia visione della vita e della fede, come la vivo, come sono di fronte a un volto sorridente che mi spiega le cose che io non capisco e le cose che io non condivido. L'ecumenismo non si fa in fretta. Allora, in questo modo prendere il tempo di discutere, pregare,
anche di mangiare insieme. È un modo di vivere questo fatto che l'ecumenismo si faccia in fretta. Conto, io ho arrestato la fronte di andare da Bandiera e dire, scusi, Conte, ma che discorso fa lei? Diciamo? Il motivo per cui vi incontrate è così bello che mi sono commosso. Non vi chiederò mai niente, sarete sempre i miei graditi ospiti. E noi abbiamo detto, grazie.